sanitaria, i sindacati all'ospedale di San Benedetto del Tronto denunciano carenza di personale causa Covid, interventi rinviati, reparti saturi per l'aumento dei contagi. Parlano di una situazione del nosocomio, un punto di riferimento cruciale per il territorio, critica. E allora ci racconta tutto Samuel Sabatini. Reparti vengono a mancare il supporto infermieristico e di altro personale, appunto perché c'è questo contagio che nel giro di qualche settimana ha interessato prevalentemente la struttura e il personale. Causa l'aumento dei contagi, personale sanitario positivo, reparti Covid in sofferenza, la situazione è complicata all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. A sostenerlo e denunciarlo sono i rappresentanti sindacali di CGIL e CISL. Quali le ripercussioni al cittadino? Con la pandemia si è perso il 35% di prevenzione e addirittura leggevo che pazienti già malati hanno avuto delle complicanze pari al 7%. Cosa chiedete? Assunzioni, scorrimento dei laboratori, cioè occorre personale. Non è della stessa opinione il direttore medico del nosocomio San Benedettino. Sono delle accuse sui ritardi per interventi chirurgici, è confermato? Assolutamente no. Noi abbiamo sempre cercato di razionalizzare le risorse umane che avevamo a disposizione, senza farla slittare interventi o visite. Ci sono dei reparti in sofferenza? Allora, la sofferenza non è che c'è un reparto particolare di sofferenza. Purtroppo è sono 2 anni che stiamo sul fronte ad arginare il Covid, quindi più che altro è stanchezza. Presidio unico con 2 plessi ospedalieri, l'area vasta 5 si è organizzata con un reparto pneumo-Covid ad Ascoli, mentre San Benedetto opera solo la terapia intensiva. Abbiamo la rianimazione, sapete, in questo momento, a 3 pazienti ricoverati.